Ciao a tutti, qui Luca Raldiri dal negozio Tutto Spinning di Pusiano e come ogni lunedì siamo qui per parlare del prodotto della settimana. Anche se quest'anno devo ammettere che non mi sono dedicato moltissimo alla pesca alla trota in torrente, questo non vuol dire che non sono stato attento alle novità del mercato. E se siete iscritti alla mia newsletter oppure mi seguite sui canali social di Tutto Spinning, sicuramente ne avrete già viste alcune. E il prodotto di cui volevo parlare oggi è proprio un hard bait specifica per la pesca alla trota in torrente. Un artificiale che non avevo mai provato e che mi ha incuriosito subito non appena l'ho visto sul catalogo, soprattutto per la sua color chart molto particolare. Sto parlando dell'Ilex Tricorol 47S. L'Ilex Tricorol è un piccolo minnow affondante progettato da Jackal per la pesca alla trota in torrente. Come avevo già detto nel video dell'Ilex Cantarell Junior, Ilex e Jackal distribuiscono le stesse identiche esche. Non ho mai ben capito il perché in alcuni stati si presentano con il nome Ilex e in altri si presentano con il nome Jackal. Quindi non pensate, come ha fatto qualcuno in negozio, che Ilex faccia delle copie spudorate di Jackal. Non è vero, sono proprio la stessa esca. Questo Tricorol è un minnow pensato appositamente per la pesca alla trota in torrente. La sua caratteristica principale è l'eccellente assetto che mantiene tra il metro e il metro e venti di profondità, quindi perfetto per pescare in corsi d'acqua con poca portata, come ad esempio fiumi e riali di montagna con corrente tumultuosa. Un'altra caratteristica fondamentale di questo artificiale è la facilità con cui si può animare con delle twitchate o delle jerkate della canna, in modo da poter andare a imitare alla perfezione il pesce foraggio presente in questo tipo di corsi d'acqua, come ad esempio delle piccole trote. Per chi non avesse confidenza con i termini jerk e twitch, sono due particolari movimenti che si fanno con la canna in fase di recupero in modo da animare la nostra esca. La jerkata è un movimento più o meno deciso con la punta della canna verso il basso, intervallato da delle pause, in modo da poter far fare al nostro artificiale dei bruschi salti in avanti con delle spanciate laterali durante la pausa. È perfetto quindi per far innervosire dei predatori con dei movimenti molto bruschi, intervallati da delle pause su cui spesso avremo l'attacco del predatore. La tucciata è invece un movimento con la punta della canna verso l'alto e può essere più o meno profonda a seconda del movimento che vogliamo dare alla nostra esca. Nella pesca alla trota in torrente con artificiali sinking, come appunto il Tricolor 47S, si lascia scendere l'artificiale verso il fondale, per poi recuperarlo con una twitchata spesso molto profonda e poi recuperare il filo in bando con il mulinello, per poi ricominciare da capo. È proprio questo tipo di recupero uno dei miei preferiti per la pesca alla trota in torrente ed è per questo motivo che sono sempre alla ricerca di artificiali che possano nuotare bene, spesso anche con twitchate profonde. Trovate le prime colorazioni del Tricolor 47S che sono arrivate su tuttospinning.com, vi metto il link in descrizione. Occhio perché sempre su tuttospinning.com potete trovare anche altri artificiali per la pesca alla trota e la pesca light in generale di Ilex. Come sempre in descrizione troverete anche il link per iscrivervi alle newsletter e ricevere tutti i mesi le offerte dedicate ai soli iscritti. Prima di salutarvi non mi resta che invitarvi a mettere like al video se vi è piaciuto e a condividerlo con i vostri amici e magari a scrivervi nei commenti se avete dubbi o domande sulla pesca alla trota in torrente o sull'utilizzo di questo tipo di artificiali. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video. Voi magari intanto andate a pescare in montagna.